Un incendio è scoppiato nella mattina di oggi in un appartamento di Sesto Fiorentino, Firenze. Il rogo è esploso in un'abitazione divisa tra piano terra e primo piano. All'interno della casa vi erano tre persone, due sono purtroppo decedute, mentre la terza, un'anziana disabile, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. Le vittime sono Francesca Faggi, di 51 anni, e il nipote 25enne Luca Faggi. La donna sopravvissuta, nonna del ragazzo morto nel rogo, è stata affidata subito al personale medico del 118 e poi trasportata d'urgenza all'ospedale fiorentino di Careggi. L'83enne è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Stando a quanto ricostruito finora, l'allarme sarebbe scattato alle 4:30 del mattino. Le cause del rogo sono per il momento ignote. Per il momento si esclude l'ipotesi della fuga di gas. Le autorità stanno valutando la possibilità di un malfunzionamento di una caldaia o di una stufa.